Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. La Lucarelli sostanzialmente dice che condivide ciò che ha detto il figlio. Queste le sue parole. Lui ha fatto quello che si è sentito di fare. Non sapevo quello che avrebbe detto, ma lo condivido. Ho cresciuto un ragazzo libero e con il coraggio delle proprie scelte. Lo ha spiegato all'ADN Cronos Selvaggia Lucarelli, contattata a proposito dell'episodio che ha visto protagonista suo figlio ieri mattina a un gazebo della Lega. Il quindicenne è stato identificato dalla polizia dopo uno scambio di battute con il leader del partito Matteo Salvini. La giornalista e scrittrice era lì per caso e ha assistito al breve comizio perché il centro commerciale si trova sotto casa sua. Ci tengo a precisare che non siamo andati apposta lì per Salvini. Il gazebo si trovava a 2 passi da casa nostra, di fronte al bar dove andiamo di solito a fare colazione. Autorizzato dalla madre, il ragazzo ha precisato di non essere pentito di quello che ha fatto. Rifarei quello che ho fatto, non sono pentito e non cerco visibilità. Trovo ridicolo che mi abbiano identificato, ha spiegato. Ma vedete che il ragazzo dice: con l'autorizzazione di mia madre. Quindi voi sapete che i minorenni sono sotto la responsabilità dei genitori. Le loro azioni fatte prima dei 18 anni ricadono sui genitori, sulla responsabilità dei genitori. Quindi probabilmente lui è andato lì a dire quello che aveva già detto alla madre e ha avuto l'autorizzazione. Quindi ma sinceramente che un minorenne vada ad attaccare un politico che fa un comizio mi sembra assolutamente fuori luogo. Nel senso, io consiglierei alla signora di non mandare i figli a dire queste cose in quanto sono minorenni e il minorenne, appunto, non ha la capacità, secondo le leggi italiane, di essere autonomo al 100% nei suoi pensieri, quello è dopo la maggiore età. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.